Diamo ora un'occhiata alla B, il nostro angolo della B. Quest'oggi, questa sera, è dedicato a Ternana Udinese. Trentatreesimo della ripresa a Terni. Leonarduzzi batte una punizione per Fanesi. Il terzino butta in mezzo, arriva De Bernardi ed è gol. L'Udinese ha vinto così la sua prima partita in trasferta al termine di una gara molto combattuta. Anche la Ternana, soprattutto nel primo tempo, ha avuto le sue brave occasioni, come del resto l'Udinese, alla quale è stato annullato un gol di Olivieri, come vedrete nelle immagini preparate col montaggio elettronico di Antonio Cicognini. Con questo successo la matricola terribile si è portata in testa alla classifica in coabitazione con il Cagliari, sempre molto regolare, e con il Pescara che ha rimediato all'ultimo momento un rocambolesco pareggio a Lecce. Per gli abruzzesi, che perdevano 2-0, è questo il quinto pareggio consecutivo. Colpaccio del Monza, che ha vinto netto sul campo della Nocerina, alla terza sconfitta interna, mentre il Foggia, pur stentando un po' col veloce Varese, si mantiene a stretto ridosso delle prime. Positivo il debutto dei due nuovi tecnici, Puricelli ha vinto col suo Genoa e Corsini alla guida del Bari ha fatto match pari con la Lanciata pistoiese. Alla terza sconfitta consecutiva è il Palermo, attorno al quale a quota 10 si sono accorpate in classifica Varese, Sampdoria, Rimini, Cesena, Genoa e Brescia. Nelle zone basse, dove la paura è tanta per via soprattutto delle quattro retrocessioni, soffrono in particolare Nocerina, Taranto e San Benedettese, ma appaiono tutt'altro che tranquille Ternana, Spal e Bari. Ed eccoci ai risultati.